Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti. Io modererò questo incontro oggi, però prima di iniziare e andare al sodo delle questioni, fatemi dire una cosa, cioè fatemi dire che intanto sono felicissimo di dare il mio piccolo contributo a questo festival in onore di Olol e vorrei dire di iniziare, non finire, ma già di iniziare questo incontro con un applauso a tutte le compagne e i compagni che hanno reso possibile la costruzione di questo spazio della Caracol Olol Jackson. E davvero credo non ci sia modo migliore per onorare la memoria di un compagno così importante come Olol, e anche dimostra una grande forza, cioè quando in momenti di difficoltà, come quelli che stiamo attraversando, lo possiamo dire, i movimenti non solo hanno la forza di resistere e sopravvivere, ma anche di progettare, di costruire, di sognare. Io credo che questo sia questo spazio, questo luogo, credo che sia un grande esempio veramente di come è possibile fare movimento oggi, anche in un momento molto difficile. Quindi questo come primo attestato di stima. Istituzioni del comune, autogoverno in tempo di guerra e riscaldamento globale. Abbiamo tre ospiti, due non hanno ovviamente bisogno di presentazioni. Il primo è uno dei padroni di casa, Francesco Pavin. Poi abbiamo Toni Negri dietro di me, che ringraziamo per la grande generosità e per aver accettato di essere qua con noi e parlarci. E poi abbiamo Ilenia Caleo. Ilenia è un'attivista e una ricercatrice. Come attivista è stata una delle persone che hanno dato vita all'esperienza qualche anno fa del Valle Occupato. Oggi è comunque attiva nei movimenti, soprattutto nei movimenti queer e femministi, ed una ricercatrice che lavora a Roma 3 e ha lavorato per alcuni anni anche qua a Venezia. Speriamo che continui anche questa esperienza. Quindi grazie a tutti gli ospiti per essere qui. Abbiamo pensato che potremmo procedere così. Facciamo un giro solo di interventi, direi 10 minuti, un quarto d'ora a testa, e poi apriamo immediatamente il microfono per le domande. Quindi cominciamo con Toni, poi diamo la parola ad Ilenia e poi chiediamo a Francesco di fare il terzo intervento. Alcuni spunti che magari i relatori possono, se hanno voglia, possono riprendere. Siamo in una congiuntura sicuramente non facile per molteplici ragioni. La pandemia non è ancora un fatto del passato, cioè stiamo ancora uscendo da una pandemia che ormai si protrae da più di 2 anni e mezzo. Siamo in un momento drammatico con la guerra in Ucraina, e anche nel nostro piccolo paese, diciamo, le elezioni della settimana scorsa certamente non ci restituiscono un contesto rassicurante con la vittoria della Meloni. Come sempre, anche nelle fasi di bassa, non è che i movimenti non esistano. I movimenti esistono e continuano fortunatamente anche a produrre iniziativa e azione. Pensiamo al movimento per la giustizia climatica. Noi sappiamo che l'estate è stata puntellata in tutta Europa di climate camp, di iniziative. Abbiamo fatto un grosso climate camp a Venezia. Pensiamo negli anni, soprattutto nel primo anno e mezzo di pandemia, tutte le grandi esperienze di mutualismo dal basso, di mutuo aiuto, le lotte sulla sanità. Naturalmente il movimento transfemminista, che è un movimento globale, le iniziative per l'aborto libero e sicuro, tra cui la manifestazione di Vicenza di ieri. Cioè, ciò nonostante i movimenti ci siano e continuano a produrre anche in Europa, appunto, continuano ad esistere e a fare cose, non possiamo naturalmente nasconderci che la congiuntura è comunque difficile e complessa. È un momento che qualcuno descrive come un momento di impasse, per esempio, e oggi siamo qui per riflettere appunto cosa è possibile fare, come è possibile leggere questa congiuntura non semplice. Chiacchierando con i relatori sono emersi 2 grossi temi che probabilmente oggi andremo ad affrontare,
che sono il primo è quello della convergenza. Se i tempi sono difficili, le lotte non possono permettersi il lusso di pensarsi autosufficienti, di non pensare intersezionalità, di non pensare convergenza. Poi, come sempre, è una cosa più facile a dirsi che a farsi. Però anche in questo senso ci sono degli esempi. Se pensiamo per esempio al rapporto, e l'abbiamo visto in atto anche qui nel Climate Camp di Venezia, che cosa può voler dire convergenza? Quali sono, come dire, delle scintille, del baluginare di convergenza a cui possiamo appigliarci come un inizio? Per esempio, se pensiamo al Climate Camp di Venezia, abbiamo visto come hanno partecipato anche le compagne e compagni della GKN e come, pur essendo una realtà sicuramente piccola ma fondamentale in questi 2 anni di lotte, la GKN pone il problema, per esempio, della convergenza tra movimento operaio e movimento per la giustizia climatica, con l'idea di rompere il ricatto storico tra lavoro e salute. Questo, come dire, forse ad un livello ancora, come dire, in nuce, però ci sono degli altri esempi. Per esempio, ieri, forse non tutti sanno che in Inghilterra, in diverse città dell'Inghilterra, c'è stata una mobilitazione che ha contro il nuovo governo conservatore inglese, che ha messo assieme, per esempio, organizzazioni contro il carovita, movimenti, gruppi contro il carovita, campagne contro il carovita, movimenti per giustizia climatica e anche alcuni scioperi del settore pubblico. Campagne come Enough is Enough e Just Stop Oil, quindi anche qui contro il carovita e per la giustizia climatica, hanno scelto un'unica giornata comune di iniziativa che è stata comunque grossa nel paese, fino a degli esperimenti che hanno anche vinto, intrecciando il campo della mobilitazione sociale invece al campo dell'iniziativa istituzionale, della rappresentanza. Pensiamo al patto storico che ha portato al governo non mi ricordo più se giugno o comunque qualche mese fa, che ha portato al governo in Colombia un presidente come Gustavo Petro, che è un ex guerrigliero, e una vicepresidente come Francia Márquez, che è un'afrocolombiana femminista. Quindi il tema, diciamo, delle convergenze, come pensare, come praticare questa istituzionalità per rilanciare un'iniziativa in un momento appunto di recessione, di guerra, in cui le forze reazionarie guadagnano terreno dentro la crisi climatica, quando la guerra ci fa fare dei passi indietro non solo in senso geopolitico e rispetto alle persone che in guerra muoiono e alla miseria che provoca, ma anche rispetto, per esempio, una serie di passi indietro sulla questione delle fonti energetiche. Non si parla più di rinnovabili, tutti i fondi del PNRR e in generale tutti i fondi che i paesi avevano scelto di dirigere verso il welfare dopo la pandemia, oggi ritornano invece schiavi e ritornano legati invece ad un'economia di guerra, ad un'energia non pulita. Il primo tema. Il secondo tema, e passo la parola, è quello che dà il titolo all'incontro di oggi, cioè quello delle istituzioni del comune. E qui Tony, ma anche noi come semplici militanti, abbiamo lavorato molto negli anni anche teoricamente sul tema dell'istituenza, dell'istituzionalità. In questo senso il Teatro Valle è stata un'esperienza comunque importante sul tema della scrittura di un diritto dei commons, per esempio, o immaginare un altro tipo di diritto che non fosse schiavo, che non fosse piegato al diritto privato, ma invece che fosse una forma di diritto per i commons. Tony, se non sbaglio, in Comune, nel libro intitolato Comune, dice che c'è una cosa che distingue un processo di rivolte da un processo rivoluzionario, ed è quello che lui chiama Rechtswillen, cioè una volontà di diritto, che è qualcosa che arricchisce la rivolta e fa produrre alla rivolta un proprio diritto e delle proprie istituzioni che servano
a mettere al sicuro le conquiste che le lotte, come dire, le conquiste delle lotte. Quindi in questo senso l'istituzionalità, l'istituenza di movimenti è qualcosa a cui abbiamo sempre guardato. Naturalmente oggi è difficile identificare processi rivoluzionari da cui si possa immediatamente desumere una volontà di diritto, però le istituzioni contano, cioè un posto come la Caracol, che è, io la definirei pienamente un'istituzione del comune, è un posto che soprattutto in un momento di bassa serve a produrre un ancoraggio, serve a produrre delle certezze e serve possibilmente a produrre anche uno o più contropoteri. Potremmo, se pensiamo alle fonti teoriche che hanno in qualche modo, che ci spingono ancora a guardare alle istituzioni, all'istituenza come un'arma di conflitto e di movimento, possiamo pensare a un altro grande filosofo che era Gilles Deleuze, che ha lavorato molto sul tema delle istituzioni, e notoriamente Gilles Deleuze diceva: una società è democratica quando una società che ha poche leggi e tante istituzioni. Perché le istituzioni non sono solo quelle che bloccano, quelle che controllano, quelle che reprimono, quelle che disciplinano, ma sono anche un modo per organizzare il nostro desiderio di libertà, di democrazia, eccetera.